A che ora è stata uccisa Monica De Rossi e quante coltellate le ha sferrato Davide Tomasi? Sono i due interrogativi a cui deve dare risposta l'autopsia eseguita oggi sul corpo della 47enne agente immobiliare di Grisignano, uccisa dall'ex fidanzato lunedì dopo essere stata attirata con l'inganno. Lui, 37enne, socio di una palestra di Campodoro, le aveva detto che voleva acquistare un immobile e lei gli stava mostrando una villetta in via Pertini a Poiana di Granfion. L'appuntamento era a mezzogiorno, ma i corpi senza vita sono stati scoperti dai carabinieri molte ore dopo, verso le 21. Le loro auto, parcheggiate fuori per tutta la giornata, avevano insospettito i vicini, che hanno chiamato il proprietario della villetta, un imprenditore di Campo d'Arsego, che poi ha dato l'allarme. Davide Tomasi era in coma quando è stato ritrovato dai militari, mentre Monica aveva ancora il coltello conficcato nella schiena. Il 37enne in queste ore si trova ricoverato e piantonato al reparto di psichiatria dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. A risveglio avrebbe parlato con i medici. È accusato di omicidio volontario premeditato. Il magistrato ha chiesto la convalida dell'arresto e già domani pomeriggio potrebbe interrogarlo. La storia d'amore finita questa estate lo aveva distrutto. Alcuni amici della palestra dicono che Davide era depresso e non si dava pace, fino ad uccidere così barbaramente Monica.